Dov'è che sei qua? Dov'è Campiano di Valluggia, che rimane? rimane il mio paese che sono nata. L'hai lasciato in che anno? Nel 62. Nel 62. Quante persone c'erano a Campiano? Ai miei tempi, una settantina, 80, ai miei tempi. Prima ce n'erano più di 100. Quindi c'era una movida assurda, c'era tanta festa. Che festività facevamo qua? Campestre, le feste campestre. Con 70 persone. Cosa si organizzava? Facevamo, c'era il forno, si faceva le pizze, si faceva mangiare, c'era il forno, no? E tutto, e poi pizza e tutto si faceva. E poi la sera sballava. Oh, Si ballava. dove si ballava? Si ballava, c'era lì dove è andato giù dal giovanile, c'era un bel terrazzone. Ah, Si ballavate ballava lì. Un'altra palazza. Cos'è che era lì la balera Lì dove dell'epoca? ballavano? Lei c'era tutta una La balera di Campiano. Balera di Campiano. Era bella, io ho una foto da ragazzina lì con la nonna Candida, era tutto tenuto bene, c'era tutta la ringhiera di ferro. Ah, sei andato in giro a vedere Campiano com'è? Non ancora. Non ancora. Andare a vedere, fare un giretto, vedi che Sì, ma è chi va? cambiato? È Chi va in giro? peggiorato, ma tanto. È tutto. Le case oramai distrutte. Ancora le damigiane al loro posto. Allora, com'è andata questa giornata a Pensa che Campiano? mi hanno messo Alice di soprannome e ne ho già quattro. Vittoria, Felicita, Maria Teresa e più Alice adesso. Cinque. Allora, com'è andata questa giornata a Campiano? Bene. Torno indietro i 25 anni, belli che ho fatto. Com'è? L'hai trovata tanto cambiata? Altro che. Altro che sei cambiata. Vado. Cos'hai da dirmi su Campiano? Tutto bello, ci starei ancora, ma la paghi più con questi cambi e mica stare da là. Ma c'era la balera qua una volta anche? Quando facevano la festa. Ma c'era, e là c'era l'osteria, quella roba grossa vicino a casa tua? L'osteria, sì, lì vicino sì, è il giovanile di Gai che tiene l'osteria. Era uno che aveva 14 o 15 gatti, aveva non sposato, e dopo questa qua, dopo quella del Roberto, c'era quell'altra, che era da giù da su, Sì, io non so, da giù tutto. Là, sì. E li ballavate anche dove c'era quella. Ma no, prima che. O poi i miei tempi, quando io prima di sposarmi non c'era già più, questo uomo è venuto anziano e poi ha piantato di tutto. Però prima faceva le feste. Faceva le feste, sì. Era la Balera. balera lì. Fuori c'è quel terrazzone lì, fuori. E Sì, dove c'è un garage. com'è che è arrivata la luce qua? Non ricordo più. Non so, io non Tempo c'ho. passa, no? Ma nel 60 mi hai Come sembra. Adesso tante cose sfuggono. È già una buona memoria. Basta che Qua rimane. nella guerra non ce l'avevi la luce. Ma no. Avevamo un lanternino, te non sai cos'è. Quando vieni su a casa mia, te lo faccio vedere il lanternino. Quale casa tua? Lì a Bolzano, Ah, no? Ecco, ti faccio vedere, si metteva dentro un lumino e finché quel lumino era spento, andava avanti, poi se ne metteva un altro. Cosa cos'era lì? La corte era una volta lì sotto. Era una sorta di corte quella lì sotto.
però i mobili sono rimasti qua. Oh, tutte le case comunque hanno dentro ste damigiane lì, anche quella. Sì. Qua è venuta giù. Ah, che bello questo qua. Il cestello qua. Ah, prendilo pure. E questa qua si... Sì. Vabbè, oddio, andare giù. Non andare lì, non andare sì, lì. Sì, sì, sì. Lascia te. Male, ma... allora, questa qua tiriamola. Il gerlo. Io non lo uso più di sicuro. Per tempo sarebbe bello fare un sacco di cose. Tu che sei giovane potresti farlo. Guarda di qua. Una singola era questa. Aspetta, una singola. Aspetta, ho portato le 10. Qua sembrano abbastanza nuovi, cioè recenti come mobili. Sì. Aspetta ancora. Non è ancora con le gamulate, l'unica, l'unico. L'unica che non è bacato. L'armadio di una volta. Sì. Che belli ragazzi, che bei lavori che facevano. Anche due camere. Ah no, ma volendo. Volendo qui c'è un soffitto da rivestire. I muri si possono anche tenere così. E questa qua mi sa che è un po' prima della seconda guerra mondiale. Sì. Sta Stiglet. Sì. Ah, guarda qua, qua c'era la matrimoniale, eh? Ancora i materassi. Il letto... Mamma mia. Che belli ragazzi. Il comodino. Questa qua è abbandonata da che anni sta casetta? Questa qui? Dal 60. Dal 60? Appena hanno fatto la strada. Sì, hanno fatto la strada. Peccato perché quando c'era la strada, poi c'era il tappo che venne su. Appunto, dovrebbe essere il... Ma tutti sono del 60. Sono andati via quasi tutti nel 60. Io non ho capito, ma comunque. La vista era top. Eh? Eccola lì, fa sempre parte dello stesso... No, quella è del mio cognato. Ah, che lì non l'ha ancora messa a posto. Poi neanche la metterò mai a posto. Non tagliare un po' di vetro lì, perché sennò... Il San Giuseppe. Il San Giuseppe, gli ho fatto la foto. Ah. Figaro, ancora tutto scritto in latino. Okay.
De Masi, ah, no, ce l'ho qua, era proprio la nostra San Giuseppe. Visto che non è messa molto bene, però dobbiamo sistemarla. È ancora il San Giuseppe, ancora. Era quella che si faceva una volta l'anno. Sì, si faceva una volta l'anno la festa. Proprio lui, eh. E lui, Gian Giuseppe. San Giuseppe. E lì la chiesa c'è sempre stata quando sei nata te. Quanti anni avrà sta chiesa? Se c'era il papà, veramente tutto, noi adesso manco. Comunque c'era ancora quando c'era il nonno Iore, la nonna Candida. 200 anni ora. Che fa passa? Salta giù. E non andiamo a casa, Nini? Ma mi sto bene così. C'era una signora che veniva da me, che aveva 86 anni. Che capite? E allora mi diceva. Quindi non venderlo mai, adesso forse è quello che non mi serve. Andiamo a prendere quella scala che ci ha appoggiata lì dietro. Furgone? No, questo è il più grande. Ah, più grande, il più grande che ha fatto il furgone e adesso l'ha sperimentato. Ha messo dei bannone, questo è la casa del bannone, si chiamavano bannone di cognome. Alice, fai ciao agli amici telespettatori. Ciao. Statene buono. Ecco, so capellino. Ecco, questo non era proprio dialetto di Campiano, statene buono però. È dialetto di cognata mia. E con questo ti interessa? Tanto. E lei è bilingue. Ah, è bilingue. Che devo faccia? Oh, vuoi che vado a prendere la macchina?